Menino zio, stiamo andando a spasso, sei contento? Mi portate a fare una gita? Sì, una piccola gita. E dove andiamo? Andiamo in un posto molto bello, però ti dico dopo dove. Per adesso, lancia la sigla. Allora, signor Scott, energia! Guarda che non siamo su Enterprise, ti avevo detto semplicemente di lanciare la sigla. Ma io ho messo la tuta giusta, la divisa, sigla! Oggi siamo a Varenna, sul lago di Lecco, località molto frequentata dagli stranieri, infatti oggi siamo circondati. Tra l'altro oggi probabilmente per via del carnevale ci sono in giro anche un sacco di bambini, quindi noi pensavamo di venire a trovare un luogo tranquillo e invece pieno così di gente. Cosa facciamo vedere? Facciamo vedere quello che riusciamo, soprattutto quello che io ricordo dalle mie reminiscenze, perché ho passato qui un paio di vacanze estive quando avevo però 13-14 anni, quindi è lontano 70 e rotti. Siamo appena arrivati qui a Varenne, abbiamo parcheggiato lì al parcheggio comune, che costa 2 euro all'ora. Ci stavamo recando al lago per farvi vedere il lago, ma abbiamo fatto questa scoperta. Dentro questo portoncino di pietra abbiamo trovato questo cartello che dice 200 passi per una visita romantica. Allora facciamo una bella cosa, andiamo giù a vedere subito la vista romantica. Sono 200 passi lunghissimi, forse laggiù ci siamo, dove si vede quel cancello rosso. Ecco la vista romantica. Varenna, piccolo borgo sulle rive dell'Ario, ospita due bellissime dimore d'epoca, Villa Monastero e Villa dei Cipressi. Questo in effetti è molto bello. Allora, ci troviamo sul molo. Adesso vi faccio vedere. Qui c'è una piccola piazzuola con delle panchine dove ci si può fermare a riposarsi, a prendere il sole o per programmare la passeggiata, quella che noi faremo più tardi, su questa passerella con il parapetto rosso che viene detta passeggiata romantica. Noi appunto la percorreremo più tardi, adesso vi facciamo un po' vedere il molo. Questa è una piattaforma flottante. Prendo il mio motocapo e andiamo a fare in giro. Faremo tutta quella passeggiata, che quella pensilina che è attaccata alla roccia, e arriveremo fino all'imbarcadero dall'altra parte. Intanto noi qui ci muoviamo. Allora, ecco, adesso qui Facciamo una magia e ci spostiamo sulla pensilina. Andiamo. La realizzazione della passerella, che dal molo arriva fino all'imbarcadero del traghetto, risale al 1983 ed è nata da un'idea dell'architetto Giorgio Monico, originario di Varenna, che la progettò nel 1976 col nome di Passerella degli Studiosi. Deve essere bello di sera, quando tutti
tutte queste luci sono accese, quindi deve essere molto suggestivo. La passerella degli studiosi doveva servire a coloro che soggiornavano a Villa Monastero, a quel tempo scuola internazionale di fisica voluta da Enrico Fermi, e che si recavano a Varenna arrivando con il traghetto che approda all'Olivedo. La passeggiata oggi è intitolata all'architetto Monico, che è stato poi per moltissimi anni primo cittadino di Varenna. Vi abbiamo portato con noi lungo la passerella sulla passeggiata romantica e siamo arrivati in questo punto dove c'è l'imbarcadero di un traghetto che porta in varie destinazioni sull'altra sponda del lago, ma anche a Menaggio, Bellagio e anche alla sponda opposta, quindi punto focale per poter fare diverse puntate nei luoghi caratteristici di questo lago bellissimo e molto apprezzato. Stavo dicendo, voleva partecipare anche lui. Ok, allora adesso ritorniamo nella piazzetta di Varenna usando la super velocità. Ok, torniamo, chissà cosa dice il mini nonzio. Ripercorriamo a ritroso la passerella degli studiosi, oggi nota però con l'appellativo di passerella degli innamorati o ancora passeggiata romantica, e andiamo a recuperare il mini nonzio che avevamo lasciato sul muretto del molo insieme alle papere. E adesso proviamo a fare un pezzettino di questa Green Way. Il piccolo borgo di Varenna è incastonato sulla sponda est del lago di Como, nel punto in cui la Y rovesciata che raffigura Ilario si divide nei due rami di manzoniana memoria. Il paesino è costituito da antichi edifici, oggi in gran parte riconvertiti in strutture d'accoglienza turistica, che si snodano tra le viuzze percorribili solo a piedi. È di grande richiamo per i turisti, soprattutto stranieri, che rimangono affascinati dall'atmosfera rilassata, sospesa tra presente e passato, che si può respirare passeggiando tra i vicoli ed inerpicandosi sulle strette e ripide contrade. Questa era la nostra avventura a Varenna. Se questo video è stato di vostro gradimento, lasciate un commento qui sotto nel canale. Ci aiuterete a fare nuovi video sulle meraviglie del lago di Como. E non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Se siete già iscritti, iscrivete i vostri amici. Voglio parlare anch'io. Allora, mini nonzio, ti è piaciuta questa gita? No, perché mi avete lasciato con le papere. Su, su, brontolone, la prossima volta ti portiamo sempre con noi. Adesso saluta i nostri amici. Ciao! Nonzia Zonzo! Iscrivetevi al canale, è gratis!